Maurizio Ridolfi, la seconda sconfitta consecutiva. Nel finale il tutto cuoio passa a Lungo Bisenzio con il guizzo di Massaro. Cosa non ha funzionato? Ma io ho visto allora un buon primo tempo da parte della nostra squadra, con i ragazzi che hanno creato anche diverse occasioni e si sono sprecate. Siamo stati bene in campo, si andava bene sulle seconde palle, senza rischiare nel primo tempo più di tanto, perché non ricordo occasioni del tutto poio. Secondo tempo siamo calati un pochino, non lo so, forse anche fisicamente, oppure è venuto fuori tutto poio, si è rischiato in un paio di occasioni, però anche noi si è ribattuto con Barbuti, si aveva un'occasione, tre o quattro cross, sono passati insomma vicini che potevano essere spinti anche in rete. E poi all'ultimo minuto, io credo immeritatamente, si è subito questo gol che ci condanna alla seconda sconfitta consecutiva, che però non ci deve abbattere, perché la squadra io oggi l'ho vista molto meglio che a Sasso Marconi, e bisogna ripartire, rimboccarsi le maniche da martedì e niente, e poi verranno periodi migliori dove ci girerà anche qualcosa un po' più dalla nostra parte. Però bisogna essere bravi a farsi girare anche un po' di fortuna, perché perdere al 91esimo è segno che hai concesso un'occasione e non doveva essere concessa. A quel punto ci si difende meglio, si fa 0-0 e chiuso. Cosa manca a questo Prato? Questa settimana, ripeto, i ragazzi si allenano sempre bene, cioè sono vogliosi di raggiungere un risultato importante. E manca quello, manca un risultato importante che però è ovvio nessuno ti regala e che noi bisogna andare a cercarselo con tutte le nostre forze. Noi bisogna rilavorare come si è fatto la settimana scorsa, cercando di migliorare anche sotto l'aspetto del gioco. Però oggi io, ripeto, il primo tempo ho visto il Prato messo bene in campo e che insomma è stato propositivo e ha creato. Manca un risultato importante che si spera arrivi presto. Le domande dei colleghi, Roberto Nardi. Allora, quest'oggi ha un po' cambiato le carte, hai provato a cambiare diversi giocatori, insomma, però alla fine come giudichi la prestazione? Se l'ho detto ora, secondo me il primo tempo il Prato non ha demeritato, anzi, si è fatto più del tutto cuoio, siamo stati più propositivi, creando le occasioni noi. Nella ripresa la partita si è equilibrata un po' di più, però alla fine secondo me il pareggio era giusto, però ti ripeto, non c'è da abbattersi, c'è da ripartire martedì con tutte le nostre forze, dando ancora qualcosa in più per riuscire a fare un risultato importante domenica prossima. Edoardo Laino, tutto Prato, la sua domanda. Mister, ora io le dico, secondo tempo io l'ho visto un po' diverso, Prato è attaccato dentro l'area una volta sola con Barbuti, a parte qualche cross sopra dentro l'area, 0 punti contro 2 matricole, anche se sono ottime squadre, ora c'è Piacenza e Pistoiese, cosa può fare questa settimana per tirare fuori al cilindro, diciamo, 2 risultati buoni contro 2 squadre che sembrano molto più attrezzate di queste ultime 2 affrontate? Ma io, allora, il discorso delle matricole, se si guarda i risultati anche ad oggi, il Piacenza pareggia a Progresso, il Ravenna perde in casa al Sasso Marconi, il Lentigione pareggia alla Pistoiese. Qui bisogna mettersi in testa che anche se hanno il nome meno importante di Prato, Pistoiese, Piacenza, però sono tutte squadre all'altezza, dove fai fatica. Ovviamente noi bisogna fare qualcosa in più, perché se hai perso 2 partite di fila e se noi non siamo riusciti a esprimerci per quello che dobbiamo. Però non c'è da abbassare la guardia, c'è da rimboccarsi le mani e da dare tutti un qualcosa in più, perché evidentemente fino ad ora non è bastato per fare punti importanti. Stefano Chini. Una domanda te la faccio, riguarda anche te. Per i tifosi sei te uno dei responsabili. Vabbè, è normale, l'anno scorso ero Mourinho perché si è fatto cose importanti. Quest'anno non vengono i punti e l'allenatore è quello sempre nel mirino e quindi io non, ripeto, non mi abbatto, continuo per la mia strada cercando, perché io vedo che i ragazzi mi seguono, che la squadra durante la settimana e anche la domenica mi segue, quindi io continuo perché sono convinto di uscire da questo tunnel.